Da una larva bianca, nella sua indecente innocenza, è spuntato un ragazzo in pube, coi suoi capelli castani e già vecchi. Sei vero servitorello del mondo, che stette in famiglia, andò a scuola, pronto a tutto, dedito alla pratica di imparare e a farsi degno del comune futuro. Ecco, io sono rimasto quel ragazzo in pube, uscito dalla larva. Ma poi la prima barba, le prime gocce di sperma. Oh, oh. In poche settimane sono tornato indietro, a essere la silenziosa larva con il suo basso sorriso, che pensa solo a succhiare la vita. Io ho sempre creduto di essere quel ragazzo in pube, nelle buone grazie del mondo. Ora, il dolore terribile che provo morendo è solo per la sola cosa che amo, la carne, tanto masticata e mai ingoiata di mia madre. Eppure non è questo ciò che più importa. Ma l'uomo, a cui è toccato il destino di essere diverso, deve starsene tutta la vita fermo, segnato, schedato nella sua diversità? Io ho subito il processo di essere qualcosa di diverso. Ma ora si apre un'alternativa. Allegri, in una delle tante case di questo quartiere, c'è stato finalmente un uomo che ha fatto un buon uso della morte.